Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Finisce in manette dopo aver maltrattato la convivente e aver colpito un carabiniere che cercava di fermarlo. L'episodio è accaduto a Sansepolcro. Nei guai con la giustizia è finito un 32enne di origine ucraina residente in Valtiberina che è stato appunto arrestato. E ancora sotto shock dopo aver visto la sua cagnolina morire sbranata da un pitbull. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa, alcune settimane fa a Villa Severi. La proprietaria della bestiola ha messo tutto in mano al legale con una denuncia per danni di natura morale e psicologica. È un lutto, ha detto la signora, e per questo motivo mi sono fatta aiutare, ha detto il suo racconto alla nostra emittente. L'Arezzo ha un nuovo portiere, si tratta di Luca Trombini, 21 anni, torinese, cresciuto nel vivaio della Juve e poi anche del Toro, ha già due stagioni in Serie D alle spalle, una con il Follonica Gavorrano e l'altra a Varese. Protagonista di un buon campionato a Varese, il portiere si era svincolato dopo la mancata conferma da parte della società biancorossa. Queste erano le nostre breaking news.